È molto interessante secondo me la chiave che è stata usata nel film, perché a differenza del libro, la storia che riguarda il mio personaggio è stata trasportata ai giorni nostri, a differenza della storia delle ragazze che sono protagoniste a tutti gli effetti del film e del romanzo. Alessio è un personaggio che nel romanzo vive nel 2001 un'aderenza alla società che vive, quindi all'idea di raggiungere un obiettivo molto preciso, cioè quello di possedere, di avere una ricchezza. È interessante nel film perché Stefano Mordini ha reso e ha trasformato quel personaggio del 2001 nel personaggio che è adesso nel film nel 2011, quindi un operaio disilluso e che aderisce a quella che è diventata la classe operaia, che ha perso ormai ogni ambizione. Allora, Michele, vediamo un momento del film. Tra l'altro, questo tuo personaggio è talmente attaccato al suo lavoro che quando ai colleghi arriva, ed è proprio il momento che vediamo la lettera che preannuncia la cassa integrazione, lui si arrabbia con chi tutto sommato l'ha salvato da quello che certo non è un destino lieto. Eccolo qua, Acciaio. Posso andare almeno alla festa di sabato? Te esci solo se ci sono io, è chiaro? E babbo quando torna? Non lo so. In fabbrica, ragazzi, come va? Bene, bene. Bene, bene a seguito. La massa di stronzi ci sfruttano come bestie e poi vogliono pure farla miscia. Perché sei rimasta a lavorare qui? Questo lavoro mi calda. Ma come ti sei permesso di farmi una cosa del genere? È per questo che sei venuto a trovarmi l'altro giorno? Che facevi tutte quelle domande, la pensione e l'altro lavoro. No. Elena, alla mia squadra è arrivata la cassa integrazione, a me no. Devo ringraziare Ma che problema c'è? Noi pensiamo che il mercato ci permetta di... Noi? Ma noi? E sei arrivata ieri l'altro, noi? Ma come cazzo parli? Ma come li scegliete quelli da mandare a casa? Alti, bassi, magri? Quelli che hanno i nomi che iniziano con la C, uno sì, uno no. Quelli che rompono coglioni. Oppure li tirate a sorte. Dimmi, come fate? Io ti volevo solo aiutare. Non è questo che volevo da te.